Ben ritrovati, passiamo al TG di Web TV Puglia di oggi, venerdì 15 aprile. San Marco in Lamis, giovedì santo con Violante e Placido per il reading Ti racconto le fracchie. La settimana santa di San Marco in Lamis quest'anno si è accesa di una nuova luce, apportando valore aggiunto alla tradizione delle fracchie, con un ampio programma di eventi organizzato dal Comune di San Marco in Lamis, dalla Regione Puglia e dall'Ente Parco Nazionale del Gargano. L'evento punta ad amplificare la portata culturale, economica e turistica della città di San Marco in Lamis. A precedere la spettacolare processione delle grandi torce del Venerdì Santo, unica al mondo, il suggestivo reading teatrale Ti racconto le fracchie, interpretato da una testimonial d'eccezione, Violante e Placido, grande talento artistico di Capitanata. Ad accompagnarla in questo inedito e coinvolgente storytelling, il suggestivo tappeto sonoro dell'ensemble Suoni del Sud. Il format Monumenti in cerca di attore, le storie della storia, ha l'obiettivo di promuovere un'innovativa e dinamica modalità di fruizione dei beni culturali. Un viaggio cultural narrativo per scoprire le tradizioni del territorio attraverso narratori speciali che sanno emozionare i partecipanti con un racconto coinvolgente di luoghi, storie e personaggi. Presentazione del Centro di Sviluppo Territoriale di Calcio a 5. Nell'ambito del percorso di sviluppo e di crescita tecnica e formativo proposto dal settore giovanile scolastico, attraverso l'Evolution Program, il Coordinamento Federale Regionale, presieduto dal professor Antonio Quarto, ieri giovedì 14 aprile ha presentato la cerimonia di inaugurazione relativa a conferenza stampa al pubblico del Centro di Sviluppo Territoriale di Calcio. Dopo le esperienze e gli ottimi risultati maturati con i centri federali territoriali e le aree di sviluppo territoriali, il modello e la metodologia del settore giovanile scolastico si affiancano al futsal. Hanno preso il via le attività dei primi centri sperimentali di calcio a 5 a Roma, Catania e Torino, che rappresentano il primo passo verso un ulteriore ampliamento della proposta tecnica del settore giovanile scolastico per i giovani tesserati e le società di futsal del territorio. Presenti all'evento in qualità di relatori Ippolita Resta, sindaco di Turi, Vito Tisci, presidente del settore giovanile scolastico della federazione, Angelo Giliberto, presidente del CONI Puglia, Leonardo Todaro, vicepresidente vicario della divisione di calcio a 5 Lega Nazionale Dilettanti, Vito Di Gioia, segretario del settore giovanile scolastico della federazione, Antonio Quarto, coordinatore federale regionale del settore giovanile scolastico, Massimiliano Bellarte, CT della Nazionale Italiana di calcio a 5. Presidente, oggi Evolution Program, spieghiamo il significato e soprattutto questo è il settore giovanile scolastico, Turi unica sede. Ma diciamo che rientra nel programma di sviluppo dopo i centri federali di calcio a 11, è partita questa iniziativa del futsal, dei centri di futsal. Questo è il quinto che viene aperto dopo Catania, Roma, uno in Veneto, a Maser, per cui Turi diventa oggi capitale del calcio a 5 in Puglia. È una festa per la città, per la provincia, per avere questo grande riconoscimento. Do il merito, lo do esclusivamente al sindaco che dal primo giorno ha sposato questo progetto, che è un progetto tecnico ma anche un progetto di formazione, perché noi oltre a curare il talento curiamo anche i futuri cittadini del nostro paese. Presidente, ancora il calcio a 5 è sempre più protagonista? Ma è un calcio, è uno sport che diverte, è uno sport che unisce, è uno sport che si gioca in spazi brevi. Io domenica ho assistito alla finale entusiasmante della calcio a 5 femminile a Biceglie, dove la Stat ha perso l'ultimo secondo con il Falconara, c'erano 4.000 persone al palazzetto, al Paladolmen. Questo dimostra quanto attira gli addetti al lavoro ma anche gli appassionati della nostra disciplina. Oggi veramente è per Turi un momento storico, mi permetterei di dire
che mi riempie di orgoglio. Nel tempo e negli anni questo paese è rimasto senza sport per varie vicissitudini, quindi questa federazione nazionale, ad essere i Turi dopo Roma e Torino come grandi città, guardate, per noi, per tutto il mio territorio, per l'amministrazione, per i cittadini turesi è un grandissimo orgoglio. Io ringrazio veramente di cuore la federazione e l'aver accolto, insomma, con un entusiasmo anche semplice per quello che siamo, ma quello che siamo è dovuto anche al fatto che ci sentiamo veri dentro. Questo credo che la federazione l'abbia compreso e abbia dato a Turi una bella, una grande opportunità di vivaio anche di talenti, anche perché riprenderemo a breve anche la commemorazione ad Oronzo Pugliese. Mai questa cosa fu diciamo più in sintonia con quello che abbiamo intenzione di programmare. Un grazie particolare veramente va a Vito Tisci e al Presidente che ci ha permesso di realizzare tutto questo. Sindaco, lo sport unisce, ha detto lei, quindi? Lo sport unisce e quindi prendiamo esempio dallo sport, perché il divario, le schermaglie, le contraddizioni, i confronti accesi non servono a molto. Abbiamo molto da insegnare a tutti, noi siamo in fondo tutti un po' educatori e con lo sport si arrivano agli obiettivi, quegli obiettivi di cui adesso i ragazzi hanno tremendamente bisogno. Grazie mille, Sindaco. Grazie a voi. Un progetto importante che pone le basi per ricominciare e soprattutto per investire nel nostro potenziale più grande, che sono i giovani, sono i ragazzi. Quindi sono orgoglioso che la città metropolitana di Bari, il comune di Turi, possa ospitare questo prestigioso centro di formazione guidato in maniera egregia da Vito Tisci, che ancora una volta ha contribuito alla crescita del territorio della città di Bari, della Puglia, ma in generale del Mezzogiorno d'Italia. 5 in Italia, oggi c'è stata l'inaugurazione di questo centro. Un centro che ha grandi prospettive, io sono un tifoso del futsal, lo seguo ormai da tanto tempo e l'idea di poter vedere qui crescere tanti giovani talenti mi inorgoglisce. Ecco, io sono di Bari ma farò volentieri questi pochi chilometri per venire a Turi e osservare i ragazzi allenarsi e soprattutto parlare con le famiglie che sono il vero fulcro dello sport. Grazie mille. Grazie a voi. Oggi Evolution Program, spieghiamo il significato e il programma. Beh, credo che comunque sia un programma indirizzato a quella che dovrebbe rappresentare la base di un movimento, in questo caso la base del futsal, quindi indirizzato ai ragazzi e che da loro possa venire una spinta a far sì che poi questo sport divenga sempre più popolare, sempre più radicato nel territorio, sempre più amato da tutti quelli che comunque lo praticano e lo guardano. Quindi non c'è nulla di più semplice e nulla di più complesso di farlo con i ragazzi e di farlo tentando di migliorarli. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, il settore giovanile scolastico anche nelle istituzioni. Allora sì, il settore giovanile scolastico che porta quindi a Turi questo progetto è un progetto educativo, non è soltanto un progetto sportivo. Oggi il comune di Turi ha avuto la visione di poter unire quello che è lo sport di vertice, quindi un programma tecnico, a un programma anche educativo che si occupa della base, quindi partiamo dallo sviluppo di una disciplina che è quella del calcio a 5, la portiamo all'interno del palazzetto di Turi, ma insieme anche a tante altre progettualità che sono collegate a questo progetto, che sono l'attività nella scuola, che sono la formazione psicopedagogica dei tecnici che qui si formeranno per poi continuare a formare altri ragazzi che vogliono chiaramente sviluppare questa disciplina. Quindi è un progetto formativo oltre che un progetto sportivo. L'obiettivo più importante è quello della formazione. L'obiettivo più importante è quello della formazione. Esatto, l'obiettivo principale è formare tecnici che possano formare altri tecnici. Chiaramente l'obiettivo è quello di lavorare al meglio con i ragazzi, partendo praticamente dalla loro centralità. Questi ragazzi sono tutti molto giovani, verranno formati anche con una metodologia abbastanza nuova, perché si farà in modo che non si vada a cercare il talento, ma che si sviluppino quegli ambienti che consentono di svilupparsi il talento in maniera naturale.
quindi sono ragazzi molto giovani che si mettono alla prova con una nuova modalità di formazione che parte proprio qui dalla Puglia, quindi di questo siamo contentissimi. Grazie mille. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci, a domani.